Partiamo! Buonasera, oggi è TG News. Buona notizia, sapete che un poliziotto eroe salva la vita ad una ragazza di 17 anni? Una ragazza di Rieti, che si era gettata nelle acque del fiume Velino, è stata salvata dal provvidenziale intervento di un poliziotto eroe, che non ha esitato a tuffarsi nelle acque gelide a riportarla a riva. Ritmo! Questi dovessi noi figare i piconi, noi Greggio e Iachetti, forza! Ma i cartelli si vedono qui? Si vedono i cartelli? Sì. Mettetelo un po' meglio. Voi sempre a giocare, se state a giocare fino adesso, guarda che succede. Krasnik, mannaggia! E poi? Forza, date le notizie, queste sono le notizie allora, dal Lazio, no? Seconda notizia, che in arrivo 140.000 euro per l'economia ecosolidale della provincia di Roma. Scusi, ma di che cosa state parlando voi due? Notizie. Non capisco. Notizie da dove? Notizie da Rieti. Da Rieti? Ah, questo ci interessa, girovagando. Sì, di Rieti. Di Rieti. Invece, poi sono stati stanziati nuovi fondi per sostegno all'economia ecosolidale della capitale. Che è l'economia ecosolidale? Che cos'è? È un negozio dove fanno le cose che vengono dall'Africa. Ah, e l'hanno finanziato? Sì, vendono alle persone. Ma scusi un attimo. Cittadini di Roma. Stanziati nuovi fondi per il sostegno dell'economia ecosolidale. Sì. Oh. Bisogna fare i progetti anche qua. Cioè, se hai una bottega ecosolidale, puoi fare un progetto e presentarlo entro il 29 luglio. Ma scusi, lei l'ha scritta, lei l'ha cercata, lei queste notizie gliel'hanno dette? Mi ha trovato Gaia su internet. Ma lei non l'ha capito che voleva dire? Lei non deve citare gli autori, lei deve far finta che lei lo sa. Va bene, andiamo alla prossima notizia. Mia prossima notizia. Come è andata a finire la lieve fine? Che? L'episodio come è andata a finire? È venuto lo scorso fine settimana quando uno 17enne di Rieti, dopo un litigio familiare, si è recato sul ponte di Giovanni XXIII con l'intenzione di compiere un gesto estremo, un gesto molto estremo. Che bella notizia! Io non sto capendoci niente che dite, ma queste notizie da dove le avete trovate? Notizie da poco che sono. Senti, vedo sullo schermo, mi stanno mandando adesso, ancora non lo vedono subito, una notizia che forse vi può interessare, vero? La missione della NASA con due gemelli. Ma che siete voi? No, purtroppo parenti? No, ci dica questa notizia, che vuol dire? Ce l'ho io questa notizia. Ce l'ha lei, ci dica. Allora, a fine marzo Scott Kelly partirà per una missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per un anno e atterrerà a terra, rimarrà sul gemello che servirà da controllo speciale per gli studi sugli effetti della microgravità. Ah, si sono separati per un anno, si separeranno. Ma voi vi potete separare per un anno? Sì, non è un problema. Non l'avete mai fatto però? No, non l'abbiamo mai fatto. Pensateci un attimo, se vi separano per un anno vi sembra una bella cosa? No, una cosa triste. Triste, anche se andate nello spazio? Anche se andate sull'aeroplano più bello del mondo, questi sono tutti vostri, vero? Sì, questa è mia, anche questa è mia. Bella mostra! Questa è mia. Queste sono le vostre news, vero? Questa è mia, Ferrari. Avete giocato tutto il tempo per ricominciare la trasmissione, non avete capito niente delle notizie. Inquadrimi. Sentite. Sentite, qua gli spettatori. Inquadrimi. Allora, che facciamo? Le mettiamo in vendita? No, questa è mia personale. Allora, ci promettete delle notizie e fatte bene la prossima settimana? Sì, c'è un'altra notizia qua dietro. Ah, c'è un'altra, però detta bene? Allora, 22 marzo, giornata mondiale dell'acqua. Ah, dell'acqua, questa mi piace. Per sensibilizzare al rispetto degli ambienti acquatici e diritto ad avere l'acqua di tutti. Infatti noi l'anno scorso avevamo una vasca che era sempre piena qua.
Ce l'hanno portata via? In quello intende, no? Sì, hanno amputato. Quello com'è? Intendeva, gli ambienti acquatici erano quelli, sì. Sì, sì, anche la vaschera a bagno. Non sporcare il mare. Non sporcare il mare. I fiumi. Allora, spiegateci un po'. Allora, voi dovete fare notizie più semplici, capirle e darle. Va bene. Interessante. Voliamo via per questa settimana e sì, ci vediamo. Salutate gli spettatori. Via. Ecco, fatela con un saluto vostro. Krasnik e Krasnik. Vi salutano. Oh, salutate che vi mando la sigla. Ci vediamo. Ciao. Sì, sì, io. Amadeo. Oh, salutate. Vi diamo buone notizie. Ciao. Sigla. Oggi percorriamo la via Aurelia, che costeggia il mare blu. Andiamo a visitare Civitavecchia con il suo porto. Il centro storico è la cattedrale e il forte costruito da Michelangelo. Eccoci qua, siamo arrivati finalmente a Civitavecchia. Allora qua ci troviamo a Viale Garibaldi. Dovremmo prendere la strada per andare verso la cattedrale di San Francesco, quindi ci addentriamo. Dopodiché andiamo proprio al centro storico della città e poi torniamo qui e possiamo visitare Forte Michelangelo. Che dite? Ok, proviamo. Andiamo. Questo è l'accesso al Teatro Comunale di Traiano. Qua ci sono due gradini per entrare. Qua ci sono due gradini al Teatro Traiano. Ve lo chiediamo, mi sembra un'ottima idea. Io mi fermo qui e andate voi. La pavimentazione è compatta. Allora, decisamente la fontanella è inavvicinabile. Non ce la farei proprio. È impossibile perché c'è questo marciapiede, è veramente troppo alto. Invece se avessero fatto lo scolo a terra, anche noi avremmo potuto utilizzarlo in comodità, perché poi l'altezza è pure buona. Abbastanza. Questo è il Forte Michelangelo e la storia racconta che dopo i saccheggi, gli incendi e le stragi subiti dalla città verso la fine del 1400, che oltre a difendere il porto era la chiave di ogni comunicazione con Roma. Voi siete pensionati? Noi siamo pensionati, io e sto signore insieme a me siamo pensionati, però abbiamo vissuto pure da giovani, che ci è vecchia, e ci siamo trovati sempre bene, che è una città di mare, è una città di cultura, e
che sta bene.